Allora, direi che possiamo iniziare e mi piace iniziare dandovi il benvenuto con il nuovo video manifesto di Aisla. Molti di voi lo conoscono, ma vedo che ci sono collegati insieme a noi anche alcuni, anzi molti professionisti sanitari che non è detto che lo conoscano. Quindi andiamo con questo bellissimo video. Vai, Stefano. Per evitare che ti dimentichi, metti il sale ora. Farfalle o spaghetti? Prendi gli spaghetti, si accompagnano meglio alla salsa di pomodoro. Da grande diventerò una chef famosa e aprirò un ristorante tutto mio. Davvero? Certo, papà. Ben detto, Anna. Non smettere mai di coltivare i tuoi sogni. Restituiamo ai figli dei malati di SLA il diritto di credere nei sogni. Eccoci. Beh, con questo bellissimo, davvero bellissimo video. Che ha avuto tantissime, adesso io non ricordo il numero, ma centinaia di migliaia di visualizzazioni. Credo che sia il modo migliore, per introdurre l'argomento di questa sera, che è l'assistenza, il PDTA di Aisla e quindi il lavoro, lo sforzo fatto per cercare di dare uniformità ai percorsi di presa in carico. Adesso io condivido delle slide, quindi farò una carrellata proprio di quello che è il corposo documento che peraltro trovate sul nostro sito. È un documento di quasi 100 pagine, quindi decisamente un documento importante. Io qui con voi oggi illustro insomma un po' i capisaldi e gli elementi salienti del PDTA di Aisla. Lo sappiamo tutti, la SLA, è una malattia ad elevata complessità ed è presa a paradigma della complessità assistenziale e quindi ne deriva come debba essere garantita la continuità assistenziale in tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi al fine vita e al lutto. Occorre naturalmente richiamare la centralità della persona, perché a volte questa cosa così viene vista quasi come un elemento non così centrale, appunto. Cioè la persona ha una sua dignità che definisce solo ed esclusivamente lei. Deve, vuole essere un soggetto e non un oggetto di ogni percorso, un protagonista e non un assistito. E spesso no, noi sentiamo come e vediamo come nelle immagini, nelle slide, venga messo il paziente al centro. Ecco, io credo che al centro vada messo l'obiettivo di cura e che la persona malata, insieme alla sua famiglia, faccia parte e sia un attore della rete, quindi un protagonista, non un oggetto. Da qui il fatto che i bisogni debbano tradursi in diritti, che non sono appunto soltanto de da declamare, da garantire, ma da garantire. E primi fra tutti, l'assistenza è un LEA e quindi è un diritto. Così come la legge 219 è un diritto esigibile rispetto a tutti i percorsi delle scelte terapeutiche. In Italia ci sono circa 6.000 malati di SLA, ma di questi, attenzione, il 70% è in una condizione di non autosufficienza grave, quindi con mancanza di autonomia totale.
quello che accade, almeno dal nostro osservatorio, vediamo come l'accesso ai percorsi di cura e di presa in carico sia spesso a velocità diverse, sia nella dimensione diagnostica, con una forbice che varia da poche settimane a pochi mesi, sia per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione dei servizi ospedalieri, forse ancora di più per quanto attiene ai servizi territoriali. L'accesso alle prestazioni sanitarie e anche sociali, sociosanitarie e riabilitative, e la gestione dei punti, degli snodi decisionali, dei trigger points, le scelte cui la persona con SLA comunque è chiamato a rispondere, a definire. Quindi una grandissima eterogeneità a livello regionale e anche a livello nell'ambito della stessa regione vediamo dei PDTA molto diversi tra loro. E quindi noi abbiamo rilevato questa forte disomogeneità, ma soprattutto l'incompletezza del percorso. Ci sono molti PDTA esclusivamente ospedalieri, ma questo non è sufficiente. Quindi crediamo che insomma siano tre le dimensioni su cui operare un ragionamento. Innanzitutto, e lo diciamo sempre a chiarissime lettere, il setting di elezione della persona con SLA è il domicilio, è la dimensione in cui la persona vive la stragrande maggioranza del suo percorso di malattia. Inoltre, la persona con SLA in fase avanzata ha bisogno di un'assistenza vigile H24 prestata da persone che possono essere caregiver formali o informali, formati, perché di fatto assolvono a prestazioni che hanno un carattere sanitario. Pensiamo alla tracheospirazione, la gestione della macchina della tosse, il monitoraggio della saturazione, la gestione della PEG, laddove c'è il catetere, eventuali accessi venosi. Non ci si può improvvisare in una gestione di questo tipo. E peraltro sono prestazioni che non sono pianificabili nell'arco della giornata. Ci sono persone che necessitano di una tracheospirazione 3-4 volte al giorno, alcune che necessitano di tracheospirazione 20 volte al giorno. Quindi è evidente che questo tipo di assistenza non possa essere programmata, non possa essere ricompresa in una distanza. E in più il fatto che il caregiver sul caregiver grava gran parte dell'assistenza. Scusate, mi sono trasferata. Ok. Ecco, aggiungo anche questo. Tutto ciò che attiene alle dinamiche psicoemotive. Ormai è letteratura consolidata che quasi una persona su due, soprattutto in fase avanzata di malattia, sviluppi dei disturbi del comportamento e in una percentuale decisamente minore patologie psichiatriche. Ecco, in questo caso il caregiver è davvero soggetto e sottoposto a uno stress elevatissimo, soprattutto perché legato a continue richieste su atti quotidiani, anche con carattere appunto ossessivo compulsivo. Ma anche laddove la persona mantenga un equilibrio, un buon equilibrio psicoemotivo, aumenta necessariamente il bisogno di relazione, perché la persona non può più canalizzare le proprie energie, le proprie attenzioni, se non davvero nella relazione, non può più canalizzarle nel fare, ma nell'essere e nello stare. Inoltre non possiamo mettere in secondo piano il fatto che la SLA colpisca in generale persone adulte che possono essere nel pieno della loro attività lavorativa, familiare e sociale, e quindi il caregiver di fatto è chiamato a vicariare ruoli che prima erano assunti ed espletati dalla persona malata, quindi ruoli genitoriali, sociali, lavorativi. Quindi noi riteniamo, e non è davvero una questione di fare delle graduatorie
che il carico assistenziale del caregiver con della persona con SLA sia in qualche modo differente, più pesante rispetto ad altre condizioni di gravissima disabilità. E quindi arriviamo al PDTA, perdonate la premessa, ma era doverosa. Perché abbiamo deciso di lavorare, ci abbiamo messo un paio d'anni a lavorare su questo PDTA. Perché? Quali obiettivi generali ha? Quali obiettivi specifici? Allora, innanzitutto il PDTA, questo è insomma assodato, è uno strumento efficace basato sull'evidence-based medicine, proprio perché riesce a declinare i migliori o comunque le migliori prassi clinico-assistenziali per volte naturalmente ad aumentare e a migliorare la qualità dell'assistenza e del servizio offerto, da cui se ne ricava il miglioramento della qualità della vita e della persona malata e della famiglia. Quindi gli obiettivi generali sono quelli di migliorare la qualità dell'assistenza, di garantire una presa in carico nelle varie fasi in un percorso integrato, una presa in carico che si traduca in un PAI che significa percorso assistenziale o progetto assistenziale individuale, cioè qualcosa di ritagliato, di sartorialmente definito sui bisogni della persona e della famiglia. Ridurre poi quelli che possono essere i tempi dell'iter diagnostico, andando a fissare degli obiettivi, dei target, degli standard regionali, mettendo la comunicazione al centro di tutto il processo, perché nella SLA la comunicazione è il fil rouge di tutto il processo di malattia, dal sospetto, dai primi sintomi, quindi da un sospetto diagnostico fino alle decisioni e ai percorsi di fine vita. Perché è necessario, come in tutti i paesi occidentali evoluti, in sistemi con risorse limitate, e quindi è necessario andare a ottimizzare la qualità, andare a gestire la spesa sanitaria, e questo si può fare solo ed esclusivamente attraverso dei processi definiti, codificati, attraverso però il monitoraggio di indicatori di processo e di esito, perché soltanto misurando è possibile capire lo stato dell'arte, ma è anche possibile intraprendere azioni di miglioramento. Gli obiettivi specifici sono quelli proprio di coinvolgere a 360 gradi tutti gli attori coinvolti nel processo, quindi quelli sanitari, sociali, sociosanitari, ma anche amministrativi, perché spesso e volentieri può accadere che un impasse burocratico vada a inficiare dei processi che strutturalmente e tecnicamente sono buoni. Ma se poi c'è un collo di bottiglia amministrativo si va insomma un po' a rovinare tutto. È necessario quindi che ci sia anche uno scambio informativo tra i professionisti, e quali di esempi ne abbiamo infiniti. L'ADI, quindi l'assistenza domiciliare integrata, che non parla con il centro di riferimento, oppure la persona che è seguita in ADI non è più seguita da un centro di riferimento, ma afferisce allo pneumologo di un centro, poi al neurologo di un altro, ma se poi c'è un problema cardiologico si rivolge al cardiologo di fiducia, ma questi professionisti raramente si parlano tra di loro. La pianificazione di protocolli operativi, quindi di processi intraospedalieri ed extraospedalieri, ripeto, il monitoraggio degli indicatori di qualità, e il PDTA ha una connotazione specifica intrinseca che è quello di essere messo in valutazione, in rivalutazione con verifiche annuali, ma anche meglio semestrali, ma quantomeno annuali. Per questo motivo, dicevo, AISLA ha redatto un PDTA cornice che
possa diventare di riferimento per le organizzazioni territoriali e regionali. E noi siamo tutti disponibili, i tecnici che l'hanno redatto, a interloquire con le istituzioni andando a far comprendere quelle che sono le peculiarità che ora vi illustro del PDTA ISLA rispetto a tanti altri PDTA riferiti alla SLA, ma anche ad altre patologie che abbiamo avuto modo di analizzare e di studiare. Come vi dicevo, è un documento molto lungo, molto strutturato. Qui vi ho riportato l'indice, gli obiettivi generali e specifici, il campo di applicazione, la presa in carico, e sulla presa in carico è declinata appunto in una fase prediagnostica, in una fase ospedaliera, in una fase territoriale. C'è poi tutto il capitolo del consenso alle cure, il capitolo sugli audit, le raccomandazioni per la ricerca, il ruolo delle associazioni dei malati e delle associazioni di volontariato che sono parte attiva, sono promotrici, ma anche hanno un ruolo di monitoraggio per l'applicazione del PDTA, tutte le figure organizzative e poi tutti i vari domini che fanno parte di un allegato molto ampio, che naturalmente vengono coinvolti dalla patologia. In allegato poi c'è tutto il capitolo sulle scelte terapeutiche e sulla pianificazione condivisa delle cure. Ora, qui sono riportate le figure che riteniamo debbano essere disponibili nel team, il che non significa che siano tutte arruolate nel team. Però, come vediamo, se io poi riuscissi, Stefano, un giorno me lo spieghi, non riesco a vedere le ultime, non riesco a vedere l'ultimo pezzo della slide. Comunque, dal direttore di distretto, il neurologo, il medico di medicina generale, il fisiatra, lo pneumologo, piuttosto che rianimatore, il neurologo territoriale, il medico palliativista, il nutrizionista, il gastroenterologo, l'otorino, l'infermiere, l'equipadi, l'infermiere domiciliare, il logopedista, il fisioterapista, lo psicologo, ma ci sono anche altre figure di stampo non prettamente non prettamente sanitario, l'assistente sociale, l'assistente spirituale, il bioeticista, cioè, nonché naturalmente tutti i medici specialisti che possono essere necessari. Il che, ripeto, non significa che debbano essere arruolati all'interno dei centri o all'interno dei team territoriali, ma che devono essere disponibili, cioè ci deve essere la possibilità di chiedere consulenze di tutti i medici specialisti o di tutte le figure che possano essere necessarie nel percorso di quel paziente. Allora, e qui io comincio con la peculiarità. Ecco, rispetto davvero a tanti altri PDTA, anche di altre patologie, AISLA ha fatto una scelta di campo molto importante, perché ha definito che se nelle fasi iniziali e intermedie il care manager, cioè il medico, la figura medica, che coordina gli interventi, coordina il piano di cure, coordina quindi tutti gli aspetti sanitari legati alla persona cos'ha. Nelle fasi avanzate, noi abbiamo ritenuto che questa figura di care manager venga ricoperta dal medico palliativista. E davvero questo ci differenzia. Ma questo perché, se vedete questa definizione, di cure palliative molto molto recente, e leggo solo le prime tre righe, le cure palliative rappresentano la cura olistica di individui di ogni età con gravi sofferenze correlate alla salute dovute alla grave malattia, in particolare di coloro che si avvicinano alla fine della vita. Le cure palliative hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita dei pazienti, delle loro famiglie e dei loro caregiver. Questo per dire che è necessario dare uno sguardo trasversale. E su questo abbiamo una legge, abbiamo la legge 38 del 2010, che
che ha compiuto 11 anni e che garantisce il diritto di accesso alle cure palliative in tutti i 7 in di cura, dal domicilio all'hospice, all'ospedale, all'RSA, all'RSD. E qui mi aggancio a quello che è, probabilmente l'avete già visto, ma ci tengo a riprecisarlo, quello che da centro di ascolto emerge essere la stratificazione della complessità. Sempre più noi vediamo complessità crescenti che richiedono delle risposte ad hoc e della capacità di integrazione tra i professionisti proprio declinate sulla singola situazione, anche con la creazione di team dedicati. E quindi è necessario che la risposta assistenziale tenga conto di questa complessità, altrimenti il rischio è quello di dare risposte standard un po' da copia e incolla, che sicuramente come dire assolvono alla parte di base, diciamo allo zoccolo duro dei bisogni assistenziali, ma che non vanno poi invece a rispondere a quelli aggiuntivi, ma soprattutto a quelli che ai bisogni che sono estremamente modulabili nel corso della traiettoria della malattia, anche in funzione del contesto familiare, sociale, finanziario, economico e quant'altro. E qui solo per citare una persona che ha compiuto una svolta nell'obiettivo delle cure palliative, ma mi sento di dire della gestione della cronicità, della complessità di malattie come la SLA. E infatti Gomez indirizza come prioritarie questa serie di patologie, in cui ricomprende assolutamente la sclerosi laterale amiotrofica. Ora purtroppo questa la conoscete bene, questa immagine ve le proponiamo sempre, queste curve legate al fenotipo di SLA specifica. Se c'è una presa in carico ospedaliera, diciamo all'inizio del percorso di malattia, rispetto alla presa in carico territoriale e in cure palliative, diciamo che ci spostiamo verso la fine delle curve, ma l'obiettivo è quello di agire in maniera integrata. Adesso la letteratura le chiama shared care, cure condivise tra quelli che sono quelli che abbiamo visto prima, il neurologo, lo pneumologo, il fisiatra e non tanto l'equipe di cure palliative specialistiche, ma quegli specialisti che sono in grado di dare una visione trasversale e quindi sappiano integrare competenze appunto palliativistiche con quelle specialistiche di branca. Ecco, vi parlavo prima di un aspetto importante del PDTA. Nessun percorso di presa in carico ha senso se non viene misurato. Ecco, noi abbiamo fatto lo sforzo, e adesso li vediamo insieme, non sono molti, di andare a precisare quelli che sono o che noi riteniamo, insomma, debbano essere i criteri, gli indicatori e gli standard per un PDTA completo. Innanzitutto una rete clinico assistenziale multidimensionale, cioè ci deve essere un documento aziendale ufficiale di costituzione della rete clinica assistenziale multidimensionale, e quindi deve esistere questo documento. Rispetto alla diagnosi, la possibilità di giungere a una corretta diagnosi in tempi brevi consente ovviamente di anticipare gli interventi terapeutici necessari e di avviare le procedure per il riconoscimento anche di tutti quegli aspetti, l'invalidità civile, la legge 104, gli FNA, le varie misure di sostegno sociosanitarie. E quindi l'indicatore si traduce nel tempo intercorrente tra il sospetto diagnostico e la conferma diagnostica.
Abbiamo definito che questo standard debba essere che entro 10 mesi venga confermata la diagnosi per almeno l'80% dei malati. Altro aspetto importante è quello comunicativo, come vi dicevo prima, essere il fil rouge. La comunicazione della diagnosi è il primo atto terapeutico necessario e quindi rispetto all'indicatore abbiamo pensato che debba esistere un protocollo condiviso per la comunicazione della diagnosi intraaziendale. Ancora troppo spesso al centro di ascolto arrivano segnalazioni di diagnosi date in maniera frettolosa, in un ambiente non idoneo, con poco tempo per la verifica da parte del neurologo di quanto sia stato compreso, perché una cosa è comunicare una diagnosi, ma ben cosa diversa è capire e chiedere un riscontro rispetto al livello di comprensione che la persona che abbiamo davanti ha di quanto noi abbiamo comunicato. E quindi lo standard è che ogni paziente riceve comunicazione coerentemente con le modalità previste dal protocollo. Poi ci sono alcuni protocolli, per esempio lo Spike, ma non è questo il punto. Dichiara di aver ricevuto e compreso la diagnosi. Oggi a centro di ascolto è arrivata la segnalazione di un caso di una signora. Scusate se lo dico, ma lo ripeto proprio con i termini che sono stati usati, a cui è stato chiesto se voleva o meno il buco, e si intende la tracheostomia. La signora non ha ricevuto la comunicazione della diagnosi, la signora non sa di avere la SLA. Gli interventi assistenziali, garantire tempestività e appropriatezza degli interventi. Ecco, sull'appropriatezza potremmo aprire un capitolo di ore. Gli indicatori sui quali abbiamo ragionato sono che entro 15 giorni dall'iscrizione del malato nel registro, registro che ci auspichiamo essere a breve il registro nazionale, ma comunque anche il registro della singola realtà, venga effettuata la prima unità di valutazione multidimensionale. E in questo caso sullo standard abbiamo definito che dovesse essere il 100%. Cioè tutte le persone devono ricevere una valutazione entro 15 giorni. Viene inoltre effettuata la stadiazione del paziente attraverso la valutazione trimestrale delle 5 aree. E le 5 aree sono quella motoria, respiratoria, comunicativa, deglutitoria e cognitivo-comportamentale. Per ogni malato è presente la valutazione trimestrale delle 5 aree. Il rispetto delle scelte terapeutiche del malato, quindi la verifica del rispetto delle scelte terapeutiche attraverso la pianificazione condivisa delle cure, e anche qui potremmo aprire un capitolo infinito, ma vi ho già forse annoiato con un webinar sulla pianificazione condivisa delle cure. E quindi gli indicatori sono: il decorso della malattia e il decesso si svolgono nel contesto assistenziale scelto dal paziente. Faccio sempre un esempio di ieri del centro di ascolto, una persona che ha parecchi, è in fase avanzata di malattia, ha dei sintomi che fanno pensare che si stia avviando alla fase finale della sua vita e che il cui medico di medicina generale preme per un ricovero ospedaliero in tempo di Covid, quindi con tutte le complessità del caso. Ma la persona non desidera questo, la persona desidera rimanere al proprio domicilio. Quindi tutti i malati ricevono le cure nel contesto da loro scelto. Il malato viene sottoposto solo alle procedure terapeutiche per le quali ha dato il consenso, e quindi devono essere assenti procedimenti o procedure terapeutiche effettuate senza il consenso del paziente. Il paziente riceve solo le cure a cui ha aderito, assenza di malati che non ricevono le cure che hanno scelto.
Arrivando alla legge 219, che è una parte importante del percorso, mi sento di soltanto ricordare brevemente un percorso che nasce nel 2014, che vede, come abbiamo visto nelle prime frasi, la persona malata come protagonista del proprio percorso di cura, quindi come la persona che governa il flusso delle informazioni che lo riguardano e che ha bisogno di tempo per conoscere, per elaborare, per scegliere. Però è chiaro che per scegliere bisogna essere consapevoli, ma al contempo il sistema sanitario deve rendere disponibili tutte le opzioni terapeutiche. Non è possibile omettere nessuna opzione, altrimenti andiamo a violare il diritto di scelta e di autodeterminazione della persona malata. E quindi su questo abbiamo lavorato tanto con tutti i documenti di pianificazione condivisa delle cure, e ricordo anche che abbiamo lavorato recentemente nel 2020 sul position paper sulla revoca del consenso rispetto alla legge 219 e anche al position paper sulla gestione della persona COSLA in emergenza urgenza. Come vi dicevo, ci sono altri PDTA, alcuni molto ben fatti, altri un po' lacunosi, ma noi vorremmo che ci fosse un PDTA di riferimento, se possibile, a livello nazionale o quantomeno a livello regionale. Quindi le nostre richieste, per le quali vi chiediamo di essere i diretti e principali promotori, sono quelli di indirizzare il PDTA di AISLA a livello delle regioni e delle province autonome, di istituire, quindi di creare una cabina di regia, un gruppo di coordinamento per cercare di codificare il PDTA di AISLA. È chiaro che il PDTA, così questo malloppone di 100 pagine, non può essere preso tout court e inserito in una realtà territoriale, deve senz'altro recepire le caratteristiche, le peculiarità di quel territorio, ma riteniamo che i principi cardine invece vadano assolutamente rispettati. Certo, sarebbe fantastico approvare il PDTA in conferenza Stato-Regioni e quindi interloquire poi con tutte le istituzioni regionali proprio per questa declinazione a livello regionale. Io mi fermo qui, nel senso che mi piacerebbe lasciare anche un po' a voi, e quindi interrompo la condivisione se ci sono osservazioni, domande, critiche. Possiamo adottare due modi: o quello che alzate la manina, avete la possibilità di alzare la mano. Io vedo adesso, prima mentre parlavo non vedevo la chat, quindi non so se no, ci sono tanti saluti. Ecco, perfetto, vedo che Carlo Guidi, che saluto. Sì, sono d'accordissimo che vada inserito lo psichiatra. Il problema sullo psichiatra, motivo per cui non l'abbiamo ancora inserito formalmente, è che deve essere uno psichiatra con competenze specifiche nella SLA. Gli psichiatri basano le loro valutazioni esclusivamente sul colloquio. Le persone con SLA non possono colloquiare, ma ci stiamo lavorando, speriamo di darvi notizie anche molto interessanti a breve. E poi non so se c'è altro. Sì, allora il documento, anzi forse Stefano l'ho già messo? Sì, no? Ho messo all'inizio la pubblicazione. Perfetto, la pubblicazioni. Perfetto, è già archiviato sul nostro sito, quindi potete scaricarlo. Ti segnalo, Stefano, c'è Mariada che ha alzato la mano per parlare. Perfetto, Mariada, a lei. Buonasera. Buonasera. Allora, io volevo fare una domanda per quanto riguarda se ci può essere più caregiver nella stessa famiglia, cioè in sostituzione di quello principale.
In che senso? Me la specifica meglio? Sì, nel senso che se io prendo un caregiver esterno, quindi non un familiare, sì. E magari quel caregiver ha bisogno di qualche giorno di riposo o piuttosto una problematica, ci può essere più di un caregiver in sostituzione oppure prendono parte i familiari in sostituzione del caregiver proprio ufficiale? Allora, è una domanda molto, molto interessante. Allora, ci sono situazioni, almeno che noi conosciamo, in cui sono presenti nella stessa famiglia più caregiver formali. Attenzione, mi sento di fare questa distinzione. Il caregiver formale è un assistente familiare, un badante, che viene quindi remunerato per prestare l'opera di cura. Il caregiver informale è tipicamente il familiare. Ci sono però realtà in cui la persona vive da sola, sono poche, assistita da 3-4 assistenti familiari formali. Non c'è un'univocità, scusate, mi sono incastrata, sulla definizione di responsabilità, almeno finché la legge non verrà pienamente applicata. Sicuramente quello su cui, e sarà un lavoro che faremo nel prossimo futuro, noi crediamo che sia importante definire dei requisiti minimi del caregiver in termini di capacità e affidabilità di assumersi la responsabilità del lavoro di cura. Faccio un esempio su tutti: una persona anziana con diagnosi di SLA e con un caregiver coniuge, tipicamente anche egli o anch'ella avanti con l'età e magari con un deficit cognitivo. Quello non può essere un caregiver affidabile e attendibile. Quindi sarà necessario lavorare affinché venga in qualche modo definito anche il processo di assegnazione e di responsabilizzazione del caregiver. Per rispondere più precisamente alla sua domanda, certo, se il caregiver familiare si deve assentare, vuoi anche banalmente perché ha un piccolo intervento chirurgico da fare, o uno dei caregiver formali si devono assentare, certamente possono essere sostituiti da altri. L'ho presa un po' larga, ma perché mi ha dato la sua domanda per... Anzi, perché io sto prendendo un secondo diploma e come elaborato all'esame di Stato sto portando proprio le malattie neurodegenerative, quindi nello specifico la SLA, anche perché il mio marito era malato di SLA, proprio lui ci ha lasciato 6 anni fa. Quindi diciamo che sono nel campo e sto prendendo questo secondo diploma come servizi socioassistenziali sanitari. E quindi seguo molto i vostri percorsi proprio per avere un accenno anche alla mia tesi, diciamo, finale. Certo. E infatti poi ho visto che il signor Stefano ha pubblicato la registrazione di oggi, quindi tutte le slide che mi possono servire, per cui ne prendo atto e ne prendo spunto per poter fare il mio elaborato, che è già un buon punto. E noi le facciamo tutto l'in bocca al lupo del mondo, perché è una scelta coraggiosa la sua. Sì, io ho 37 anni e un bambino di 8 anni senza lavoro e spero che con questo diploma possa avere una svolta lavorativa, perché io volevo fare l'OSS, però purtroppo la disponibilità economica non c'è. Quindi in Calabria chiedono 2.600 euro, per cui non è nelle mie facoltà in questo momento, e spero di potermi dedicare proprio ai malati, perché il mio sogno è di andare a lavorare, cioè fare l'OSS e assistere o i malati terminali oncologici oppure pediatrico oncologico. Però se non entro nel merito della sua scelta, accolgo anche lui. Ma lei è una donna molto coraggiosa, Ada. Grazie mille, grazie. E grazie per la risposta che mi ha appena delucidato.
Bene, c'è a lei, c'è qualcun altro che vuole, che ha domande, osservazioni, esperienze? Da voi funziona tutto? C'è un PDTA perfetto? Liscio come l'olio? Io non ci credo. Posso? Sì? Fausta, ciao Fausta, eccola lì. Ciao, ciao. Ascolta, dopo il PDTA, che dalle slide, bello il percorso da avere nei tempi quelle che sono le diagnosi e quant'altro, poi incappiamo nella difficoltà che quando vanno nelle commissioni parecchie persone non gli viene riconosciuta immediatamente, le danno il 60%, e quindi io questa cosa non riesco proprio a capacitarmene, perché cioè già dai tempi quando c'era la Livia Turco che cercava di portare avanti che per i malati di SLA dovevano dare immediatamente il 100%, poi è rimasta un po' nel cassetto questa legge, e siamo ancora a questi livelli che spesso poi interpellano e devono fare il ricorso e devono ricominciare tutta la trafila, perché non riescono a comprendere che di fronte a una diagnosi di questo tipo, cioè dare un 60% lo vedo molto molto limitativo, dato anche a volte il percorso veloce che ha purtroppo questa diagnosi, ecco. Allora Fausta, tu hai sottoposto un problema che è un problema abbastanza generale, è un problema su cui AISLA lavora almeno da 7-8 anni, abbiamo lavorato anche con l'INPS perché venissero licenziate delle linee guida, perché attualmente c'è una specificità per il malato oncologico, per cui c'è un processo accelerato per il riconoscimento dell'invalidità civile nel malato oncologico. Noi abbiamo davvero lavorato tanto insieme anche all'INPS. Il collo di bottiglia è stato il ministero. Però ci sono esperienze virtuose. Io non so se Anna Cecalupo è collegata, ma se lo è chiederei a lei di raccontare l'esperienza invece ligure. Sì, ci sono. Brava. Qua, non so se mi vedete. Sì, noi abbiamo dal 2014, se non sbaglio, un'esperienza diversa, nel senso che abbiamo fatto degli incontri fra la regione e l'INPS e poi una delibera per cui i malati di SLA attraverso un codice che è il 335.2 hanno un percorso preferenziale, quindi veloce più o meno nella stessa misura degli oncologici. Poi abbiamo fatto un ulteriore percorso nel momento in cui si è passati al fondo gravissimi, perché il fondo gravissimi può essere attivato solamente dopo il riconoscimento dell'accompagnamento. E quindi chiaramente si sommavano i tempi del riconoscimento dell'invalidità questo ulteriore tempo. E allora, se la dottoressa nel momento che fa la documentazione e la diagnosi scrive su un allegato alla delibera specifica che è una SLA a rapida evoluzione e quindi mette il codice 335, il nostro percorso informatico ha un alert. Quindi si accende una luce rossa e gli operatori capiscono che quella pratica deve passare davanti a tutti. E quindi in questo modo abbiamo, come dire, abbiamo ridotto i tempi. Io adesso aggiungo che in questo periodo del Covid è tutto un po' più complicato. Tant'è vero che stiamo, diciamo, superando il problema semplicemente segnalando tutte le nostre pratiche, vengono segnalate a medicina legale.
Per cui la medicina legale arriva la mia mail e loro sanno che quella pratica deve essere velocemente lavorata e quindi deve passare davanti a tutti. È un po' più complicato perché essendo tutto via mail qualche volta qualcosa si perde, ma insomma ce la stiamo facendo, ecco. Siamo riusciti in questo modo. Prego. Grazie Anna. No, ho chiesto a te di raccontarla perché... l'hai vissuta e hai contribuito alla costruzione di questo percorso e questo si riaggancia veramente a quello che dicevamo all'inizio sulle diverse velocità. Cioè ci sono delle esperienze e vi assicuro che non perdiamo occasione, per esempio, per portare ai vari tavoli questa esperienza ligure che avete ben capito, non è così complicato. Cioè non è una roba che... chissà che bisogna fare, è che poi ci si incastra in tutta una serie di derive, di problemi amministrativi, burocratici, ma adesso con la nuova segreteria sociosanitaria e quindi con Valentina Tantillo stiamo proprio battendo assessorato per assessorato in modo decisamente tenace. È che vi dico, non sempre è facilissimo riuscire ad avere un riscontro in tempi congrui, a fissare un appuntamento e sicuramente la pandemia Covid non agevola queste interlocuzioni. Qualcun altro? Anche dei messaggi in chat, Stefania, che ti sento. Ah, scusa, io non riesco a fare troppe cose, no, aiuto. Un paio di interventi che sottolineano appunto la disparità tra distretto e distretto all'interno della stessa regione. Un intervento di Michele che chiede il ruolo del medico di medicina generale. Magari un paio di domande su questo. Okay. Allora Michele, mi vuoi mettere in difficoltà, va bene. Colgo lo spunto. Allora, il medico di medicina generale ha un ruolo, dovrebbe avere un ruolo, perché comunque è il responsabile clinico del percorso domiciliare. E il tema dei medici di medicina generale nei percorsi assistenziali delle persone con SLA è una grande criticità. E tu lo sai bene, Michele, anche a casa tua, con il percorso che stiamo facendo, è tutto decisamente complicato. Ci abbiamo provato e continueremo a provarci a ingaggiarli. Adesso pensiamo anche di creare degli appuntamenti ad hoc telefonici piuttosto che in brevissime video Zoom come quella di oggi, per ingaggiare i medici di medicina generale che assistono le persone con SLA, perché è evidente che fare una formazione a tappeto non avrebbe particolare senso, perché un medico di medicina generale nella sua carriera forse intercetta una persona con la SLA, in alcuni casi un paio di persone, quindi e poi non ci possiamo aspettare che abbiano delle competenze specifiche, ma ci dobbiamo invece aspettare e dobbiamo pretendere che siano in rete con i colleghi, sia quelli ospedalieri che quelli territoriali. È uno degli altri grandi obiettivi che abbiamo e pian pianino ci proviamo e sicuramente anche in questo caso non demordiamo. C'è Carlo Guidi che ha alzato la mano, Stefania. Carlo Guidi, prego. Claudio, mi sentite? Ciao a tutti, mi sentite? Sì. Sì, sì, sì. Sì, ciao Stefania, grazie di tutto. Volevo sottolineare l'aspetto che viene sempre fuori in queste discussioni, come in ospedale più o meno gira tutto e sul territorio dove le cose girano attualmente, e lo sappiamo tutti. Dico soltanto una cosa, io adesso sto seguendo, io sono in pensione, e non sono più in ospedale, adesso sto lavorando alle vaccinazioni e stiamo facendo un dibattito qui in Romagna sul nuovo ruolo del medico di base anche alla luce della pandemia Covid, cioè c'è stata l'istituzione di queste USCA, no? Queste unità mobili che di fatto sono state l'attore principale nella pandemia. Io ho parlato con malati che non hanno mai visto il curante durante, ma sono stati gestiti perfettamente, molto bene, in modo capillare, tutto e dalle unità mobili. Quindi
Le partite sono due. Una l'ho già introdotta anche con chi di dovere a livelli istituzionali, e ovviamente hanno alzato un po' il naso, cioè che finalmente bisogna superare un vecchio tabù, cioè il medico di medicina generale deve essere uno di noi, deve essere uno che lavora dentro l'USL, che risente delle stesse direzioni sanitarie, dei PDTA che tu ci hai fatto vedere, bellissimo, ci deve essere dentro lui, ma non come libero professionista che aderisce, ma come medico, eccetera. Questa è la prima partita, è una partita grossissima. Io spero che questa purtroppo la pandemia sia stato un pretesto per risolvere questo problema. L'altra cosa, proseguire con l'esperienza delle unità mobili sul territorio che fanno capo sia al medico di medicina generale, ma comunque sempre a una c'è gente che si muove sul territorio al bisogno in coordinamento con i gruppi di assistenza ospedaliera. È una partita enorme, ecco, però può darsi che forse qualcosa si muoverà. Mi sembrano entrambi filoni interessanti. Ti ringraziamo per quel che fai. Dalla mia conoscenza del territorio, non cioè ci sono territori in cui le USCA invece purtroppo non hanno proprio funzionato, sono state veramente un disastro. Però ben venga qualsiasi intervento calato sul territorio, perché evidentemente nel tuo territorio c'era il terreno giustamente fertile o sufficientemente fertile per fare questo tipo di proposta. Non trovo la manina per chiedere un intervento. E allora Vincenzo parla senza la manina, non c'è problema. No, volevo dire, quello che sto notando in particolare questi giorni per un paziente qua della nostra zona che è tornato da poco dal Nemo di Napoli, che purtroppo sta mancando un po' con l'assistenza in particolare per i primi giorni di ritorno a casa. E questa è una cosa molto molto essenziale. E si dovrebbe fare qualcosa in più, perché l'assistenza al Nemo è stata eccezionale, però il ritorno a casa molto molto meno. Sì, e poi sì. L'altra cosa, la vaccinazione per i pazienti SLA a domicilio non è proprio iniziata. Si potrebbe interessare un po' con l'ADI di questa faccenda per vaccinarli? Per vaccinarci, perché ci sono anche i mezzi. Certo, Vincenzo. Allora, vado per ordine. Il primo quesito è importante. Ci sono realtà in cui questa cosa viene chiamata di missione protetta, altre realtà in cui non c'è l'appellazione, insomma, la dicitura di missione protetta, ma sono assolutamente d'accordo con te che il rientro, soprattutto dopo, dopo la PEG, dopo l'adattamento alla NIV, dopo un atracheo, debba essere più intenso. Questo però è uno dei problemi a cui accennavo prima rispetto ai PAI. Cioè un PAI non può dire che per un anno quella persona ha bisogno di un accesso di infermiere il martedì e il giovedì, tre sedute di fisioterapia, cioè questo non è un PAI, è un copia e incolla di uno standard prestazionale. Il PAI dovrebbe essere rimodulato anche a frequenze strette in funzione del cambiamento dei bisogni della persona, a maggior ragione, come dici tu, dopo una dimissione ospedaliera in cui il caregiver è la persona più sotto stress, perché magari la stessa cosa la faccia perfettamente in setting ospedaliero, ma poi alla dimissione si trova solo, il primo problema è va in panico, ma giustamente. Quindi ribadisco, il PDTA di AISLA prova a dire che il PAI deve essere rimodulato e che cioè non va visto né in un senso né nell'altro, cioè se la situazione è stabile non c'è bisogno di rifare l'UVM, non c'è bisogno di rifare l'UVM per attestare che una persona è in gravissima disabilità per gli assegni di cura, evidentemente. Certo. Basta un'autocertificazione, e alcune regioni hanno agito in questo senso. Però al contrario, se i bisogni cambiano, se ci sono dei momenti di bisogni assistenziali più elevati, di questo il PAI deve tener conto.
Rispetto ai vaccini, Vincenzo, siamo in Italia, non solo con 21 sistemi sanitari regionali diversi, ma con tanti microsistemi. Ci sono realtà in cui le persone con SLA sono già state vaccinate, ci sono realtà in cui stenta a procedere, ci sono realtà in cui un po' così è così. Noi stiamo sollecitando, a partire dal Ministero, ai singoli assessorati, proprio perché venga rispettato, peraltro, il decreto ministeriale che pone le persone con SLA in categoria A della fase 2. Personalmente è un mese che sono iscritto in piattaforma e nulla si vede all'orizzonte. Vincenzo, come ti capisco? Tu sai che io ti parlo da Milano e con certo. Tanta un po' insomma di tristezza la Lombardia si è, diciamo che ha avuto parecchie criticità nel piano vaccinale. Certo, speriamo bene. Provo a guardare la chat. Michela, abbiamo grosse difficoltà per la... ecco, ok, avere notizie di bypassare. Demetrio che alzava la mano? Sì. Demetrio? Lo vedo sulla casellina. Ah no, ok, vai Demetrio. Sentite? Sì, Demetrio, ti sentiamo. Buonasera a tutti. Allora, da noi, quindi torniamo al discorso dei PDTA. Noi abbiamo vari PDTA, nel senso che... E così nelle varie realtà si sono costruite, diciamo così, dei PDTA, dei quali ognuno andava fiero. Adesso probabilmente, se riusciremo a ricreare la commissione regionale specifica, probabilmente arriveremo a fare un PDTA univoco, diciamo, che possa essere la linea guida, eccetera. Detto questo, le cose tutto sommato funzionano sufficientemente. Avete parlato di vaccini, nella realtà nostra a Sassari i pazienti sono stati tutti vaccinati, ma non si è aspettato nessuno, e sono stati presi i vaccini dai centri, diciamo dalle hub, e poi hanno vaccinato le persone che erano, le persone sia i medici che gli infermieri che erano diciamo dedicati a ciascun paziente. E aggiungo che si è cercato appunto di adottare una politica di vaccinazione anche dei familiari, dei caregiver, perché ritengo che sia una cosa assolutamente importante. E questo ha creato anche, diciamo così, un certo feeling, diciamo, che già esisteva, ma è stato rafforzato, diciamo, perché nel confronto con altre realtà, effettivamente i pazienti queste cose e i familiari le verificano e le pesano bene. Ecco. Niente, insomma, cose da discutere ce ne sarebbero tante. Noi abbiamo difficoltà con l'UVT, nel senso che sì, noi siamo una regione dove tutto sommato, diciamo così, c'è un'assistenza economica anche soddisfacente, come ben sapete noi da quel punto di vista lì probabilmente non abbiamo così, insomma, non abbiamo, non dico rivali perché non c'è da fare guerre, diciamo, però effettivamente dobbiamo riconoscere la regione Sardegna una sensibilità e un contributo economico notevole. Abbiamo difficoltà talvolta con l'UVT per definire i pazienti nel loro grado di disabilità. Noi abbiamo tre livelli, ma molte volte c'è un problema nel passaggio tra il secondo e il terzo livello, che viene determinato dalla presenza di ventilazione non invasiva o invasiva o dalla presenza di una PEG. Ecco. Su queste cose molte volte non si può essere troppo burocratici, bisogna effettivamente essere un attimino più elastici e cercare di... Poi, intendiamoci, queste sono tutte cose che cerchiamo di risolvere noi, ecco, però probabilmente
ci dovrebbe essere una qualche forzatura da parte o dal governo regionale se non dal governo centrale, cioè questi che sono effettivamente, io li odio i burocrati, devo dire la verità, perché sono uno sempre stato troppo forse soltanto operativo, e quindi renderti conto che c'è gente che decide per altri senza averli mai visti è una cosa effettivamente che scoraggia, ecco, cioè ti sembra di lavorare e di lottare contro i mulini a vento. Abbiamo difficoltà con i sintetizzatori vocali, che c'è un ritardo notevolissimo che molte volte crea proprio delle situazioni psicologiche nei pazienti che rifiutano, diciamo così, il proseguo delle cure, anche la tracheotomia, eccetera, perché per loro quello è un segno di disinteresse da parte dello Stato, insomma, degli enti preposti. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, abbiamo persone assolutamente eccezionali e altre persone che letteralmente, passatemi il termine, se ne fregano. Grazie. Grazie Demetrio, hai dato spunti interessanti e mi hai dato l'assist per dire che troppo spesso i processi amministrativi vanno a vincolare i processi operativi quando invece dovrebbero essere di supporto, e questo avviene sia negli esempi che hai detto tu, vedi i comunicatori, vedi le OVT eccetera, ma anche spesso per quanto riguarda i processi poi di rendicontazione economica, quindi i flussi economici. Un PDTA modulabile e modulare potrebbe essere assolutamente una risposta a questo. Io vorrei rispondere alla domanda di Valentina Sguerso, che saluto, che chiede se AISL è sempre stata coinvolta nei PDTA, insomma nell'emissione, nell'elaborazione. La risposta è no. Laddove ci siamo riusciti abbiamo cercato di dare il nostro contributo, e infatti ci sono in questo momento 3 PDTA che sono veramente molto molto simili, e, ripeto, con le declinazioni organizzative territoriali, a quello di AISL, e sono il PDTA della Toscana, quello della Puglia e quello di un'ASLA, ASLA di Avezzano in Abruzzo. Sarà uno dei nostri, anzi è già uno dei nostri obiettivi e mantra, abbiamo scritto a tutti gli assessorati proprio per parlare di PDTA, perché ci sono regioni che hanno dei PDTA davvero obsoleti, molto molto obsoleti, e questa potrebbe essere l'occasione per riattualizzarli. Bene, grazie Stefania. Spero che anche la Liguria ci permetta di coinvolgere. Noi siamo a vostra disposizione, come sai, Valentina. Grazie. Ok. Senti, appunto, avevo alzato la mano. Ah, scusami Daniela. Non è un problema, perché hai poi risposto alla cosa che volevo dirti. Noi siamo, come Regione Toscana, i primi a avere collaborato anche con AISL nazionale, perché tu eri presente, se ti ricordi bene, ed è stato fatto un PDTA regionale a Pistoia. Per quanto mi riguarda funziona bene. L'unica figura forse che non abbiamo, lo farò presente, è l'assistente spirituale, ma per il resto cure palliative, tutto quello che hai detto sta funzionando bene. E anche per quanto riguarda l'UVM, la dottoressa Sonnoli, con cui io collaboro, egregiamente fa il suo lavoro, come lo faranno anche da altre parti della Toscana, io parlo di Pistoia, però non ci sono questi ritardi e c'è grande collaborazione tra me e anche IMSS e anche le figure di riferimento regionali, per cui ecco, dove funziona un PDTA è giusto che voi miriate a questo, facciamolo anche a livello nazionale, perché se c'è un'equiparità su tutto il territorio si creeranno meno disparità di trattamento, chiamiamole così, o di considerazione da parte di un malato. Però
noi in Toscana, devo dire, per quanto mi riguarda, ma so che c'è anche Raffaele, lo potrà dire anche lui, le cose non vanno male. E per quanto riguarda, sentivo, i vaccinati, i nostri della mia area, della mia provincia, sono stata proprio contattata dalla Società della Salute, mi hanno chiesto l'indirizzo, anche se la dottoressa, la nostra neurologa, aveva già inviato caso per caso i nominativi dei malati che dovevano essere, secondo il suo parere specialistico, che potevano accedere al vaccino, perché per quanto riguarda i nostri solo due non potevano accedere e quindi lei l'ha segnalato. C'è stato sono stati sia vaccinati i malati che anche i caregiver e conviventi. Quindi devo dire, per questo probabilmente tiriamo tutti verso un PDTA che funzioni, che sia poi il modello che tu hai posto te, che sia quello, come hai detto, quello regionale, che a mio avviso, dove funziona, dovremmo spingere verso quelle zone dove non funziona o addirittura non è stato creato, perché i direttori, e questo è sempre l'impasse, i direttori delle neurologie o i direttori degli ospedali, insomma, prendono tempo, quindi dovremmo forse agire lì, perché dove funziona tante problematiche non si presentano e il malato prima di tutto non si sente da solo, si sente preso proprio in considerazione e sente che i suoi bisogni sono rispettati. Quindi ecco, anch'io sono contenta di questa scelta e premerei perché venga fatto un PDTA a livello nazionale. Concordo. Grazie. Grazie Daniele, hai colto un altro aspetto importante che è quello della ospedalocentricità, che invece è una dimensione che va superata. Il PDTA assume la sua connotazione, la sua valenza se è implementato il territorio, altrimenti è un PDTA fallimentare in partenza. Sono d'accordo, ma da noi ha funzionato, io sentivo parlare le USCA, addirittura per quanto riguarda il nostro territorio la dottoressa ha creato un team nel periodo di Covid, quindi il nostro ospedale era decisamente Covid, per non fare andare i malati al day service, ha creato un team con la telemedicina per cui ha potuto continuare l'assistenza. Quindi, e gli infermieri di territorio hanno veramente supportato le famiglie. Questo perché l'ha voluto molto l'ospedale e la dottoressa. Ecco, quindi sono d'accordo con te, Stefania. Mi hai dato un altro spunto, dobbiamo senz'altro aggiornarlo, per cui credo che ci lavoreremo nei prossimi mesi, aggiornare il PDTA con tutto quello che è il tema del telemonitoraggio, del teleconsulto, della televisita, perché abbiamo scoperto che si può fare. Bene, se non ci sono altre domande, osservazioni, io vi ringrazio perché siamo in tanti, l'argomento è importante, è un po' tecnico e quindi io qualsiasi tipo di osservazione o di domanda o di quesito, dopo che magari avrete scaricato e letto il PDTA, noi siamo assolutamente a disposizione. E quindi con questo buon giovedì sera a tutti.